Buongiorno da questa muffettina. Buongiorno. Saluta di qua, amore, sono i follower. E qui li follower. Saluta. Bravo che dai bacino. Qui abbiamo mortadellina e le abbiamo già messo le Jessica le ha già messo le goccettine, ha già fatto la pappa, ora la facciamo uscire. Qua ci sono io con la faccia ancora addormentata che me la devo lavare. Quando poi ti sei svegliata e vuoi salutare, puoi farlo benissimo. No, ma non mi riprendi oggi. La sbuca col cuscino. Devi pagarmi oggi per riprendermi. Vuoi i diritti d'autore? Voglio i diritti d'autore. Ah. 50 euro a secondo che mi riprendi. Ammazza. Economico. Cerchiamo di aumentare gli iscritti e le visualizzazioni, perché se devo dare 50 euro a secondo a lui, già sto morendo di fame da YouTube. Devo pagare lui, sono in bancarotta già in partenza, pronti via. Guarda, meglio che chiudiamo e via. Vabbè, oggi da Vado Ligure il tempo non è dei migliori. Il tempo non è un granché, ora andiamo a fare un po' di spesa qui all'Eurospin che dobbiamo prendere qualcosa per il pappagallino. No, ma serio, c'è serio. Mangiare qua, amore. C'è già la mela, la pesca qua da far la pappa. Cosa aspetti? Guarda che c'è anche la mandorlina, la mamma ti ha messo. C'è la mandorlina, amore. Vieni, per te. Bravo. Bravo. Boh, ci laviamo la faccia, denti, portiamo il cane. Andiamo a fare un po' di spesa. E poi ci mettiamo in moto. Devo andare a prendere i legni, devo sembrare sta batteria. Allora andiamo a prendere i legni e poi si ci mette in moto, così si arriva, si fanno. Io devo editare. Vabbè, vediamo strada facendo cosa faremo. Eurospin fatto. Ora andiamo da rotonda a prendere un pezzettino di focaccia. Poi devo passare prima dal brico a prendere dei pezzi di legno, così faccio un attimo, devo assemblare una batteria e poi ci dobbiamo mettere in viaggio. Sempre con le mani nel sacco. A me te lo sto portando, sono una gentil donna. Intanto ce l'hai tu in mano. Di solito è gentiluomo. Ah. Ora vediamo dopo chi mangia quello che c'è dentro, se solo io. No, anche mangio io perché me lo sono portato io. Ah, ok. Te mi guardi. Ah, ecco. Ah, c'è le occhette. Ora urlano, eh? Eccole. Ti salutano. Qua c'è tutte le gallinelle. Che rossa questa. Il gallo c'ha. Qui c'è il galletto. Quello è Pippo, guarda, il galletto. Questa è vecchietta, mi sa. Belle però che sono. Tutte piumose così. Allora, siamo tornati in camper, ci siamo mangiati un pezzettino di pizza. Ha fatto già un po' di inglese. Io sono dietro a fabbricare one battery lithium. Pippo rompe le scatole. Ora, caffettino time. E poi andiamo a lavare la gabbia e devo andare a prendere dei legni per finire di costruire la batteria, perché quello lì... è che c'ho sto pezzo di legno, non so cosa farmene, perché se me li... facendomeli tagliare da loro me li taglian dritti belli e non devo mettermi io a rischiare di far tagli storti. Vabbè, ma c'è quella cosa gialla che l'hai comprata apposta con tutti. Lo so, però non verranno mai perfetti come te li fanno loro, san con la circolare bella come non l'altra volta. Vai a vedere cosa ho fatto la mamma. L'ha fatto la mamma con quell'affare grigio che abbiamo fatto vedere l'altro giorno lì. Vedere che carino. Che noi l'abbiamo ancora, vabbè, l'ho fatto ora. Sì, l'hai fatto ora, l'avevamo già fatto vedere quando fecimo il bagno che era bianco. Sì, perché era bianco, ma siccome non ci ho pensato, l'altra volta l'ho preso bianco, però si è sporcato subito perché su casa su quattro ruote, oltre un piccione, un maialino, abbiamo anche degli altri animali a due zampe. E quindi a sto giro l'ho preso un po' più scuro, grigio scuro, in modo che magari dura un pochino di più del bianco. E fagli vedere cosa ho fatto. Il bordino del bagno. Questo bordino qua che già era fatto bianco, ma appunto l'ha rifatto grigio. E anche là dietro. È arrivato anche là dietro. Stavo pensando, oltre già che è venuto un po' carino, perché volevo anche mettercene un altro pezzo dove c'è quella piastra di alluminio lì che... No, per terra no. Che fa schifo. Però è un casino perché questa si toglie. Ci vuole qualcosa di plasticoso. No, c'ho già l'idea, mettiamo altre piante finte. No. Bella, mi piace, teniamo l'idea. Prendo un pezzo di plastica, non so. La mia vegetazione è differente. No, dai, a parte gli scherzi, perché vedi, se mi si è macchiata la piastra. Ci è caduto, con la candeggina. Però che cosa si ci potrebbe mai? Un pezzo di plastica che non posso lavare. Ma secondo me può rimanere così, non no, c'è. No, perché fa schifo. Piante. Ci metto una pianta finta. No, no, non ci metti. Madre mia, Tacchi, fai il caffè. Prima tappa, lavaggio gabbia. E poi andiamo a prendere i legni. E poi verso.
e poi direzione Milano. Mettiamo in moto e andiamo. Siamo arrivati alle officine, vado a prendere i legni. Gabbia fatta, ora legni. E poi quasi ora di pranzo, però ancora presto. Voglio, devo prima capire se i legni mi vanno bene, faccio il test qua, ho preso tutte le misure corrette. A Savona purtroppo non c'è Tecnomat, c'è Brico Io e mi tocca andare a Brico Center. Legni tagliati. Jessica ha preso questo affare qua da mettere lì per terra dove non gli piace, niente, ora si è messa in testa che deve togliere quell'affare di lì. Sì, questo di lì ti fa un piano. Ah beh, 2299, la Delta Max, cos'è, 2000? Boh, vabbè. Inizio assemblaggio batteria. Legni tagliati perfetti, misure prese perfette. Devo essere sincero, avevo qualche dubbio. Non bisogna mai avere i dubbi, caro. No, però ho preso le misure un po' alla cieca, nel senso che volevo far combaciare le chiusure così. Cosa? Io su di te non ho mai dubbi. No? Che amore, che o me l'ha fatto o me la deve fare, sono due le cose. Cosa devi chiedere? Vero Pippo? Ho messo cane. LPG, GPL, lì, NGL, GNL. Allora, c'è il pulcino Pio che non sa cosa fare e sta facendo disastri, secondo me. No, troppo bello. Guardate cosa ha fatto. Troppo bello. Guarda che carino. Ha riempito tutto questo di sbrilluccichi. Tutto così. Bello, bellissimo. Secondo me non è tanto bello, però vediamo la vostra opinione. Lasciate qua sotto nei commenti se vi piace o se non vi piace. Secondo me non è tanto bello. Bah. Bah. Bambina inizia a prendere forma. Altri bambini iniziano a prendere vita. No, hamburgerozzi. Ora due morsicate li finiamo. No, tu. Te, te li mangeresti tutti e due? Tutti e tre? No, questo è mio. Vabbè, oggi hamburgerozzo. Dopo bel pranzetto, Jessica ha lavato i piattini, ha sistemato tutto, si sta riposando un po'. Giusto? 10 minuti. Vabbè, è già tanto. Per poi mettersi di nuovo in riga. Io ho finito di assemblare la bimba, ora la devo programmare, ma lo farò dopo, presumo. Adesso la lascio lì che si riposa, collegata con me, che si mette in sesto. Io la programmo e lì metto tutti i dati che devo metterli. Io mi faccio un altro caffettino perché c'ho la... Anch'io c'ho un po' di avvio. Quindi mi sa che ci vuole un altro caffettino qua. Per richiapparsi un po'. Oggi facciamo fare da Cristian. Cri? Due caffè, grazie, molto gentile. Sto dicendo italiano, mi nino. Dos cafecito, uno da avellana por tu madre no, e un espressito pa' mi italiano. Espresso italiano, cortito. No speak Spanish, no speak Italy, no speak nada. You speak English? No. Yes? No. Speak English? No. Yeah. Speak one coffee France. Express Italian? Germany ice coffee little Italian coffee little ein the coffee the noccioline. Japanese. Hai kimene hamala mani mani haina mani. Lekala. Dopo questo show facciamo caffè. Mi ha preso il caffè time, via, si parte. Perché è già tarderrimo. Andiamo dal cinese che devo prendere un supporto per il telefono e poi ci mettiamo in viaggio. Cinese, arriviamo. Cristian si è fermato a giocare alla play in camper che si è connesso con un suo amico. Ha dovuto aggiornare un giochino, allora ora giocano assieme a Fortnite, no? Non so cosa giocano, penso a Fortnite, però... Intanto cambiano, no. Giocano online insieme, fanno cose che io non so neanche da che parte si comincia. Di quella leva. Andiamo da Idea Bazar a cercare questo supporto del telefono e andiamo giù di chilometri. Siamo all'uscita di Novi Ligure, ma noi proseguiamo direzione Svizzera. Ci fermeremo un po' prima, però la direzione è quella. Ho fatto una pausa al caffè rapida, pipì anche a Bernice, popò. Qua sull'altra piattaforma siamo in live, sempre tutto acceso, tutto operativo. Boh, ci vediamo dopo. Intanto vi annoia la strada, in treno, la facciamo vedere. Barriera di Milano. Però ci dà un rallentamento. Che noia, che barba.
Vabbè, vediamo. Quindi, siamo arrivati sul lago di Como, guarda che bello di sera. Illuminato. Non so cosa potrete vedere. Siamo arrivati a Como, in centro praticamente, vicino al centro. E c'è un'area, un parcheggio, sì, un'area. Un'area, scarico. Però a noi l'ambiente non è che ci è piaciuto proprio tanto. Lasciava un po' desiderare. Poi abbiamo letto qualche recensione e dicevano Futterelli, che comunque la sera fanno tanto casotto. Quindi andiamo nell'altra area dove eravamo stati l'altra volta. Lo scooter senza casco sul marciapiede. Sarà dimenticato il casco. Ferrarino. Andiamo nell'altra area dove eravamo andati l'altra volta, che ci eravamo trovati molto bene invece in quell'altra area. Dove c'è anche la corrente. Sì. E poi vi facciamo vedere su altra sinistra. Siamo arrivati nell'area dell'altra volta, questa è la strada, lassù in cima a sinistra c'è l'area dentro che è piena, fuori ci sono 1, 2, 3, 4, 5, guardate dico quanti camper ci sono, è pieno zeppo, c'è al tutto parcheggio pieno, pieno, noi abbiamo lasciato un buco lì per lasciare spazio e ci siamo messi qua, qua in teoria non si potrebbe perché sono parcheggi auto, però concedono anche di mettere i tacchi senza problemi, ora andiamo a mangiare. Compriamo, no, affittiamo. Ma sì, bisogna aggiornarla. 071 qual è? 08, bisogna cambiarla. Bisogna aggiornare, infatti, te lo dice aggiorna il metodo di pagamento. E come faccio ad aggiornare? Clicca sopra lì, doveri, clicca. Io mangio, buon appetito. C'ho allora, fame. Ci compriamo Fast and Furious 10 e ce l'ho X e ce lo guardiamo. Eccolo lì. Con un bel piatto di pasta fresca tagliolini, no, fettuccine, con robiola, pancetta e pesto di pistacchio, come quella che ci hanno fatto mangiare i signori, l'abbiamo ripetuta. Sì, Anna e... cavolo io coi nomi. Io mi ricordo Anna. Vabbè, Anna di Bergeggi, dell'Ivecone Mobilvetta, ecco, dai, li riconosciamo così. Ed è una ricetta buonissima. La ricetta è buonissima, sì. È venuta quindi abbastanza buona, dai, la tua era più buona, però è venuta buona. Bene. Buon appetito a tutti, ora mangiamo. Alle prese con le biciclette. Non fare lo spiaccico ora. Aspetta, ma vicino. Guarda lì. Guarda. Guarda, guarda ora. per saltare schiaccia la X. X. Ma dai, mi hai fatto sbagliare! Ammazzato. Mi hai detto di schiacciare X e me l'hai fatto piantare! Guarda! Ma io non ho parole! Guarda che con la X non salta, vedi? Mi hai fatto morire, stavo facendo un record! Vedi che salta! Ma che record! Non mi far morire apposta perché io riesco ad andare avanti più di te! Devi rifare! Dai! Assurdo, abbiamo mangiato, sistemato tutto e non riusciamo a comprare il film, a affittarlo, perché ci dice che c'è un... che la carta, che la carta non è valida, che deve essere una carta italiana, boh, non capisco. Mandare indietro il pagamento perché deve essere una banca italiana, c'è scritto in spagnolo, vabbè. Proviamo ancora due volte, se no... sta mangiando. E mentre Pippotto è lassù nel letto che gira, fa casini. Sta bucando la maglietta nuova. Vero? Vero amore? Siamo arrivati al limite. E intanto volevo anche salutare Charo e Marco. Charo? Presumo. Un saluto a tutti noi. E ci dispiace per il cenerino Jordi che vi ha lasciato dopo 30 anni. Sono tantissimi. Mamma mia. E riguardo al frigo ora ti rispondo al commento, così almeno hai la risposta più immediata, perché sennò il video esce dopo. Quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa qua, se no andiamo a nanna. Giorno, bravo che dai beccini amore. Giorno. Buongiorno a tutti, oggi siamo in quelli di Como, ci siamo svegliati qua nell'area dove già eravamo stati, purtroppo il tempo non è dei migliori, sta piovigginando, è iniziato questa notte, va a tratti, piove forte, smette, poi piovigina, poi smette, poi ripiove, vabbè. Io devo andare
ho l'appuntamento alle 11:30 alla clinica per all'Atlantide. Centro Atlanto Med, a Chiasso, e siamo a 3,8 km a piedi. Penso che andrò con il monopattino se il tempo regge, perché viene un po' l'ansia. Tu cosa dici? Sì, ma il monopattino regge. Si può bagnare il monopattino. Sono io che non voglio bagnarmi, che mi dà fastidio essere bagnato. Ti metti la felpa e ti porti dietro qualcos'altro che sei di tanto. Quella è la crostata che ho fatto io ieri, eh? Sì, 400 grammi di crostata dal Bicocca, comprata all'Eurospin. All'Eurospin. Qui c'è mortadellina, abbiamo iniziato già il trattamento, le goccine per gli occhietti, il liquido da mettere per l'orecchietto e le goccine di lacrimazione artificiale. Boom. Dopo, quasi quasi me la porto io la telecamera, perché tanto Jessica deve lavorare al computer, Christian deve lavorare per gli affari suoi, così vi faccio vedere com'è lì la clinica, vi spiego un attimino il tutto, vedo cosa riesco a riprendere, cosa posso riprendere. Sicuramente non hanno bisogno della mia pubblicità, ma magari se tanti non la conoscevano questa soluzione, se io vedrò benefici, perché non pubblicizzarlo per chi come me ha questi problemi, ecco. Colazione time ora, col caffettino time. Ora puoi dire che... Hey Pippo! Vedi che lo fate la crostata, ci ho messo anche la confezione. Pippo! Vieni qua. Vieni. Questo è il tuo posto, monnello. Ragazzi, sta piovendo e sono indeciso di come andare, però sta piovendo troppo forte e vado a piedi. Camminata mi aspetta, 3 km, devo correre perché sennò arrivo in ritardo. Riempimento zaino delle ultime cose e si parte. Svolta a destra e prendi via Francesco. Devo anche correre perché ho aspettato fino all'ultimo, non per altro, ma perché stavo cercando di andare con un taxi, ma non sono disponibile. Con Uber non è disponibile. Col monopattino ho detto dai che smette, nada. Quindi ultima chance a piedi. Sono partito un po' male. Sono partito con gas a martello, ma è tutto in salita. Ho fatto 1 km e in 1 km ho già guadagnato 4 minuti. Da che mi diceva, ora arrivo 11:44, 11:40. Si recupera ancora un po' di minuti. Mantenendo il passo veloce dovrei arrivare in orario, ma sono già morto. Non è bello questo elemento. Ragazzi, da 3,7 km me ne manca 1,5. Quindi più della metà fatta. E dal ritardo che avevo, che mi diceva 11:44, e io l'appuntamento alle 11:30, sono sceso all'ora di arrivo alle 11:31. Ma se riesco a mantenere questo passo e anticipo qualche minuto ancora, preferirei arrivare ai 28 prima dell'orario d'arrivo, visto che sono svizzeri. Sono svizzero anch'io. Quello che vedete laggiù è la dogana. Ora dobbiamo andarla a passare a piedi. Qui c'è un ondista con un Type-R. Gran macchina. Siamo, ragazzi, lì c'è la dogana, confine di stato. E il navigatore mi dice 500 metri e sono arrivato. Metri ci siamo. Dogana a Chiasso. Stiamo passando alla dogana. Entrato nella struttura, ora vado sul terzo piano e mi chiamano. Allora, siamo usciti. È stato molto, abbastanza doloroso, ma si può fare, non è un problema. Ora avrò un po' di rigonfiamenti qui nel collo, però mi hanno detto che è normale. E dovrei tornare tra 1,5 mesi minimo per rifare un controllo, che sia tutto ok, però già mi ha fatto vedere le foto. C'era il divieto di far vedere cose dentro, quindi non ho potuto far vedere niente. Ora rientriamo in Italia, però a sto giro cerco un pullman, non me la faccio a piedi. Sono messo male, ragazzi, perché sono rientrato in Italia, mi sono fermato, ho preso un caffè
e ho fatto pipì, sono rientrando in Italia, ho riacceso internet per mettere il navigatore, capire come muovermi e quant'altro, ma è tutto bloccato, non mi funziona più niente. Dice che sono ancora in Svizzera, non si riesce ad agganciare antenne italiane, non lo so. Boh, sto cercando di rifare la strada che ho fatto prima a piedi, ma vedi qua non ce l'ho passato perché avevo girato di lì. No, devo tornare indietro. Ho visto questo cartello, boh, devo tornare indietro. Buona, non ho voluto rientrare a fare quella di prima perché era tutta un sali e scendi ripidissima e non me la sono sentita, quindi ho chiesto anche ai vigili, che dovrebbe essere dietro di me, e mi ha detto di continuare in questa strada, sarà un pelo più lunga, però in teoria ci arrivo lo stesso. Lui mi ha detto 20 minuti a piedi, mi sembrano un po' pochi, però vediamo, cerchiamo di mantenere un passo come si deve e di farcela senza problemi. Se strada facendo incontrassi un pullman o qualcosa, lo prendo, vediamo. Seguiamo scamminando altri 5 km al ritorno, me ne ho fatti 3-7 a venire, tagliando per le montagne, ma col monopattino, che mi sa che è la strada che faccio ora a piedi, erano 5 km. Quindi 5, 4, 10 km a piedi oggi ce li siamo fatti. Vabbè, male non mi fanno, butto giù un po' la pancia. Comunque è stata una bella esperienza lì, centro Atlante. Praticamente avevo questa vertebra che era spostata, era girata in tutti i lati, era spostata, era fuori asse, però diciamo nell'insieme pensava peggio. Invece diciamo anche posturalmente dovrei tenere la testa un po' più dritta, un po' indentro la pancia, cioè la pancia toglierla, però speriamo che non vengano più attacchi. Mi ha detto che il primo mese potrebbero accentuarsi dolori vari, cervicale o emicranio, perché comunque il corpo si deve riassestare in tutti i suoi parametri di come camminare, tutta la postura, ecco. Quindi il primo mese è un po' drastico. Poi Jessica dice che non cammino, 10 km oggi mi sto sparando a piedi. Te lo dico a te che stai editando il video. Follow, le vedono queste cose, che io cammino e tu no. Ecco, forse l'unica cosa di brutto di questa passeggiata è che non c'è un marciapiede, sono tutto in mezzo alla strada. Ora attraversano di là a destra, perché qua c'è un incrocio che arrivano da sinistra, se non mi tirano sotto. Via. C'è nessuno. E direi che sono a più di metà, perché ho letto il cartello che è entrata a chiasso era 3 km. Quindi vuol dire che ho fatto 3 km da quel cartello, ne mancano 2 dove devo arrivare, ma io mi devo fermare un po' prima. Quindi direi che, ragazzi, nella vita, determinazione, obiettivi, volere e potere. Io direi che con queste tre parole ci vediamo in camper. Bevo un po' d'acqua e continuo. Esattamente dopo che vi ho detto così, siamo entrati già. Sto entrando in Como. Devo ancora bere, l'ho appena aperto. Ci vediamo in camper, ma almeno mi fate compagnia. Soffriamo tutti assieme in questa camminata. Boh, continuo, perché se parlo perdo ancora più forza. Ragazzi, direi che ho fatto un bel lavoro. Siamo al Bennett e qua ci eravamo già venuti. Quindi vuol dire che poco più avanti a destra salgo e sono dal camper. Non male, eh? Ce l'ho fatta. Perché prima mi ha fatto svalicare tutta la montagna. Saperlo la facevo di qua anche prima, andando col passo veloce come sto andando. Probabilmente facevo meno fatica perché ero tutta in pianura. Prima ho fatto dei sali e scendi di dislivello di 400 metri. Ora, per uno che è allenato non è niente, ma per uno come me che fa mai niente, inizia a essere qualcosina. Speriamo di trovare qualcosa di pranzo pronto perché ho una fame. Però vorrei tenermi un pochettino in linea veramente, iniziare a buttare un po' giù la pancia, tolgo la roba gasata, voglio fare qualcosina per me stesso, cioè per me stesso, per rendermi anche più agile, mantenere questa attività che ho fatto oggi, 10 km, non dico tutti i giorni, ma iniziare a inserirlo nella mia vita, nella nostra vita, se vuole anche aggiungersi Jessica. Io glielo provo a dire. Quando poi vedrà il video vedrà che io glielo avevo già chiesto prima. Sì,
Bennett, attraversamento pedonale, si gira qui, dove va il mini? La la, e là sopra ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Un paio di metri e si vede casa su quattro ruote. Eccoli lì. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Speriamo che ci sia qualcosa di buono da mangiare. Tipo quello che si mette dietro quando ci sono intervisti ai giornalisti, o è il marito della figlia? Sei più dritto. C'ho la bocca storta, però. C'ho le gambe a pezzi. E le abbiamo fatte a piedi? Sì. Sei benissimo andato. 10 chilometri. Cosa pensavate? Che Jessica non mi lasciava niente di pronto? Un bel tortino col prosciutto, gli zucchini. Non è prosciutto, è mortadella. Mortadella. Con mortadella, gli zucchini, mozzarella. Mozzarella di... però è la burrata. Però è venuta proprio buona. Sì, però la burrata messa qua dentro è un po' sprecata. Però ci ha dato un buon gusto. Però è arrabbiata Jessica perché ha dovuto usare il forno. È brutto tempo e le batterie si sono scaricate leggermente. Quindi ora crisi. Ora metti in moto. Ora mettiamo in moto e lasciamo acceso in moto il camper. Per 2 ore. Per 2 giorni. Finché non si ricaricano le mie batterie, ora devi stare col motore acceso. Ah, ok. Mangio perché sto morendo di fame. Pranzetto fatto, abbiamo preso il caffè, abbiamo resettato il camper, ho tolto l'oscurante perché andiamo a De Spagnoli. Ci muoviamo perché dobbiamo andare. Vai, domani ho un appuntamento vicino a Bustarsizio, se non ricordo male. E poi voglio passare oggi dai meccanici dove abbiamo fatto il cambio. Sia mai che loro questo problema gli è già successo su un Iveco, su un Ford, o magari dicono, ma prova a cambiare quello che secondo me è quello, lo cambio e risolvo, quindi capito? Una voce in più in capitolo da sentire male non fa sicuramente. On the road, sempre. Caffettino e si parte. Christian gioca la play. Alright, 40 km e arriviamo a destinazione. Partiamo e andiamo. Via. Siamo tornati ai ragazzi dell'officina, anche loro un po' hanno detto il mezzo va bene, non si sa cosa può essere, però hanno fatto una piccola modifica sul prefiltro magnetico, gli hanno cambiato inclinazione perché vedevano entrare qualche bolla d'aria, mi hanno detto provalo così e vedi cosa succede, magari può essere quello. Quindi ringraziamo di nuovo l'officina Cian Cian e ora andiamo a cercare un posto dove dormire vicino a dove domani ho l'appuntamento, perché sennò ci avviciniamo, ecco. Siamo arrivati a destinazione, Busto Arsizio, purtroppo piove, Jessica sta preparando cena, io mi sono già visto col signore a cui bisogna fare un upgrade su un bel camperozzo, un rapido. Niente, ho fatto un primo sopralluogo, domani con la luce del sole, sperando ci sia il sole, ma intanto ho coperto il camper quindi perlomeno non ci bagniamo, si fa il punto della situazione. Poi, qui abbiamo il nostro amico Pippotto, qui c'è il bro che come sempre gioca... alla PlayStation. Prova a giocare alla PlayStation, ma non è capace, muore sempre. Non è vero. E tutte le volte, allora, io non me ne intendo di PlayStation, però tutte le volte io guardo te che ti fai gli affari tuoi col telefonino e la PlayStation che gioca da sola, perché tu sei morto che stavi giocando con qualcuno in squadra. Quindi tu muori subito. Guarda, guarda. Cosa fai? Giochi? Ah, ok. Strano. Guarda, spengo la play. Ti dai l'ippica? No. Ah, ok. Metti gioco di macchina, voglio fare una partita io. Cosa ci prepara Jessicchina per cena? Qua sta bruciando 2 pizzette. No, perché è rimasto... Che fuma. Mamma mia. Ci intossica Jessica stasera. È rimasto l'altra volta. Mettilo a zero il tempo. Come le cuocio? Con la padella. Mettile. Ma cosa c'è dentro? Vabbè, ci vediamo dopo, va. C'è rimasto sotto, vedi, il formaggio dell'altra volta. Fuso. Pippo si sta mangiando già, cos'è, il riso venere o il farro? C'è di tutto. È buona questa pappona. Noi un'insalatina e via. Io le pizzette se non le brucio. Cristian, le pizzette se non vengono bruciate. Noi abbiamo mangiato un'insalatina. Ora mangio lo yogurtino che è lì. Pippo continua a mangiarsi qua il suo riso, il suo farro. Non ho fatto vedere la cena perché alla fine c'era l'insalata che avete visto, un pezzo di salame, niente di particolare. Ora devo mettermi a pianificare un po' di testa il lavoro da fare nel camperozzo. Me lo devo studiare un attimino, un rapido, capire bene tutto.
Mangio lo yogurtino, mi rilasso un po' e facciamo che ci vediamo domani con una nuova puntata. Vi faccio vedere poi il lavoro che verrà fatto. Qua c'è già la bambina pronta, che bisognerà capire dove metterla perché lo spazio non è è tanto grosso il camper quanto poi gli spazi sono sempre ridottissimi. Quindi non sarà facile, ma ce la faremo. Sicuramente ce la faremo. Quindi ci vediamo col prossimo episodio o domani mattina, in base a come sarà la situa. Ciao a tutti e buonanotte da tutto lo staff. Saluti anche dalla mortadellina. Buonanotte.